Chopin è il, come detto prima, il principe del pianoforte. Cioè, se Bach era l'architetto, Chopin è il non plus ultra dell'espressione. Il notturno è una composizione esclusivamente per pianoforte. Non esisteva, non esiste un altro concetto di notturno. È un'esecuzione per pianoforte di carattere romantico che ha una, solitamente una divisione anch'essa un po' regolare, però lì diciamo che le divisioni sono un po' più, come dire, libere. Mentre Beethoven nel primo tempo è fissato, aveva quella forma lì, solitamente il notturno ha un andamento tipo light, quindi se come divisione è una divisione del tipo c'è una prima parte che è chiamata A, c'è una seconda parte che è solitamente una parte corale, come il notturno in do minore, questo qui, e c'è una parte dove viene ripreso ciò che è stato fatto nella prima parte, quindi un po' come la forma sonata, e viene rielaborato, arricchito. Ovviamente Chopin è libero da vincoli di natura agogica, cioè le oscillazioni possono essere molteplici, e è molto libero come cosa. Assomiglia molto, il notturno si dice sia nato da una rivisitazione del bel canto italiano, quindi proprio storia della musica pura. Chopin è il primo che ne ha scritti una quantità discreta, e anche nelle opere di Chopin l'omaggio a Bach è dappertutto. Chopin ha scritto 24 preludi e fuga, 24 preludi, che sono calcati sui 24 preludi e fuga di Bach. Quindi sono 24 tonalità diverse, 24 studi diversi. Così come gli studi proprio pianistici, dovrebbero essere 25, mi pare, se non vado errato. Anche lì l'impronta bachiana è, soprattutto poi nel notturno, ad esempio questo qui, c'è una parte proprio corale dove la musica cambia completamente andamento, che è il classico corale potrebbe essere tranquillamente una passione secondo Matteo di Bach, quindi come ispirazione. Quindi anche se Bach è da molti classificato difficile da comprendere, perché non è Beethoven, non ha questi suoni, non ha questi fraseggi così grandi, è quello che però ha dato il via a tutto, ha inseminato qualunque genere di musica, anche alla musica romantica, musica contemporanea, musica del Novecento, musica di Rachmaninoff ad esempio, pienissima di riferimenti a Bach. Questo notturno qui è in do minore, quindi come tonalità è una tonalità abbastanza triste, cupa, però ci sono particolarmente affezionato, e più che dire di prestare attenzione al tema, al canto della melodia nella prima parte, perché diciamo che la sorpresa poi c'è nella ripresa, vi auguro solo buon ascolto, non c'è altro da dire.